Luca era semplicemente Luca, era il mio Luca e la persona speciale per tutte le persone che l'hanno conosciuto. Luca aveva questa semplicità, era molto spontaneo è sempre stato il piccolo bambino dentro. Era molto attento, uno che sapeva ascoltare gli altri e dare attenzione, era molto sensibile anche. E quindi l'importante di Luca è che è rimasto lui. La nostra storia d'amore ha iniziato un 11 febbraio del 2011 in Marocco. All'epoca lui era appena arrivato 3 mesi per fare il console generale in Marocco e ci siamo conosciuti tramite un amico in comune. E da lì è iniziata la nostra storia. Due giovani, ci siamo incontrati, c'erano alte e basse, ci siamo messi d'accordo su certe cose, su altre cose no, ma con rispetto che siamo riusciti a dare l'uno per l'altro, cioè, è stata la decisione di continuare questa vita insieme. L'ho seguito a Roma e poi siamo andati in Nigeria e dopodiché ci siamo trovati in Congo e oggi sì, abbiamo 3 bimbe nate da una storia di amore. Purtroppo il padre non c'è più, ma ci sarà nel nostro cuore. Quando mi ha detto che dovevamo andare in Congo, all'inizio è stato un colpo per me, ho detto no all'inizio. E poi abbiamo dovuto discutere e certamente sì, ho dovuto riflettere, ho detto che non posso essere egoista a dire di no perché sì, all'epoca avevamo già Sofia, la grande. Io il mio no è stato perché sì, in Nigeria prima abbiamo avuto certe difficoltà per sì, la parte sanitaria, tutto quanto, certi problemi che se uno ha questa paura dentro. E poi abbiamo parlato e è stato un sì e abbiamo deciso di andare insieme perché per noi la famiglia è una cosa importante e di fare questa avventura insieme, l'importante è di stare insieme e fare le cose insieme. E ci siamo trovati in Congo. Abbiamo fatto più viaggi insieme, tra l'altro dovevamo andare insieme nell'ultimo viaggio a Goma. La mia mamma non poteva stare in Congo per stare con le bimbe, è stata la decisione di andare da solo, sì. Ma in realtà dovevamo esserci insieme perché noi siamo stati abituati a fare tutto insieme sia per la parte del suo lavoro sia per le cose personali. Quindi, anche il fatto di arrivare come famiglia dai missionari per Luca è stato di dare l'esempio e noi eravamo proprio d'accordo su questo punto. Luca come padre era debole davanti alle nostre bimbe, era un padre che non riusciva a dire di no alle bimbe. Il fatto di essere uno che è pieno di vita non so come dire, era più fratello che padre, perché gli faceva giocare, li ascoltava e condivideva con loro le sue passioni e era presente.
Ha lasciato tanto Luca perché tra l'altro non c'è più fisicamente, ma c'è, perché penso che ci guarda da lassù, penso che sarà sempre presente con, cioè nei nostri cuori, e ha lasciato tanto perché penso che ha lasciato un esempio di un ambasciatore diverso. Ha lasciato che siamo tutti di passaggio, ha lasciato l'amore che si può dare. Luca si arrabbiava tanto con le notizie di violenza e tanti appelli per la pace in quelle zone del Congo sono tanti, perché tramite missionari anche arrivano queste voci, ma nessuno faceva niente. È una voce che doveva arrivare e penso che ci voleva Luca. Ci voleva il sangue di Luca, perché oggi, come sappiamo, chi non conosceva questa realtà, adesso il mondo la conosce, e speriamo che, lo dico con tutto il cuore, che ci saranno soluzioni per la pace in questa parte del mondo. Perché siamo in 2021 e perché la violenza? Perché non possiamo vivere tutti con amore e vivere in pace. Luca aveva paura, nel senso che sono certe parti pericolose, ma è stato sempre attento. C'erano sempre i mezzi per arrivare, c'era sempre un'organizzazione per arrivare a questi posti, quindi c'era lavoro di mesi per poter fare queste visite, ma convinto che sono cose che vanno fatte e è riuscito proprio a arrivare da tanti missionari. Testimone di pace, testimone della diplomazia che non finisce dietro la scrivania, testimone di possiamo fare le cose se vogliamo farle, testimone di amare il suo lavoro e, come diceva lui, rappresentare istituzioni un po' come una missione. Il 22 febbraio è stato... Non ce la faccio.